Buonasera, ben ritrovati telespettatori e telespettatrici di Telesardegna, ben ritrovati con l'ultimo appuntamento stagionale di Zoom che conclude così la sua seconda stagione in attesa poi di ritrovarci naturalmente nel mese di settembre. Chiudiamo con due degli argomenti che sono all'attenzione dell'agenda politica. Il primo naturalmente è quello legato all'emergenza sull'assalto eolico e legato allo sfruttamento del sole, con naturalmente la possibilità del land grabbing che viene denunciata da più parti nella nostra isola, e poi concluderemo con le questioni legate invece all'emergenza idrica che morde le caviglie in tutta la Sardegna, ma soprattutto le morde agli agricoltori e agli operatori turistici della Baronia e della Sardegna centro-occidentale. Vi presento immediatamente gli ospiti che sono con me in studio e che altri poi se ne aggiungeranno naturalmente nel corso della trasmissione. Parto dall'ex presidente della Giunta regionale Renato Soru, che attualmente invece, oltre che essere imprenditore, è leader di Progetto Sardegna, e un gradito ritorno quello di Gianluca Mandas, che è consigliere regionale del Movimento 5 Stelle. Poi, ripeto, avremo ulteriori apporti nel corso della serata. Parto da Renato Soru. Ho notato con, non dico stupore, ma con grande piacere, che viene applicata una cosa che si dice sempre, ma che poi in pochi applicano, cioè terminato il momento elettorale c'è una coalizione, un movimento che, pur non essendo rappresentato per via della legge elettorale all'interno delle istituzioni, continua a fare politica nel metodo, e cioè promuovendo incontri pubblici, promuovendo assemblee, studiando gli argomenti e proponendo anche ricette, e non ultima scrivendo, mi pare, mi corregga il presidente Soru se sbaglio, scrivendo ai capigruppo che in questi giorni sono stati impegnati nell'assemblea regionale per l'approvazione del disegno di legge proposto dalla giunta regionale sulla moratoria riguardo ai nuovi insediamenti per quanto riguarda la transizione energetica, scrivendo una argomentata proposta di emendamenti e di miglioramenti, insomma, di questa legge. Allora, presidente Soru, il primo, il metodo, perché immagino, insomma, che lo rivendicherà come una cosa normale. Due, nel merito, cosa avete proposto e cosa continuate a proporre all'interno della società sarda, oltre che alla politica? Ma c'è un 9% degli elettori sardi che in questo momento non è rappresentato in consiglio regionale. È un problema di democrazia, è un problema di legge elettorale che dovrebbe essere risolto, però questa è un'altra storia. Ma queste persone esistono e vogliono essere rappresentate, e per questo continuiamo a lavorare in politica anche fuori dalle istituzioni. È possibile incontrarsi, discutere, analizzare, approfondire, partecipare al dibattito pubblico e anche presentare le proprie istanze ai decisori politici, sia nella Giunta che in Consiglio regionale. In particolar modo in un tema come questo, come l'assalto dell'eolico, perché è un tema di straordinaria importanza per il presente e il futuro della Sardegna, e io credo che occorrerebbe che venisse affrontato tutti uniti, tutti insieme, che l'intera comunità sarda se ne facesse carico, utilizzando la forza, la volontà, la capacità di lavoro, le competenze di tutti quanti, di chiunque, senza pregiudizi. Non mi pare che questo stia accadendo. Comunque, noi, come ha detto, ci abbiamo lavorato, abbiamo partecipato a molte discussioni, a molti dibattiti, e questo lavoro l'abbiamo trasformato in una proposta di legge, come se fossimo in Consiglio regionale. L'abbiamo trasformato in una serie di emendamenti che, a parer nostro, sono utili a rafforzare un disegno di legge elettorale che, così come è uscito dalla Commissione, dal nostro punto di vista è totalmente inutile. Può servire alla comunicazione, può servire a prendere un pochino di tempo, ma non serve assolutamente a risolvere questo problema e non serve assolutamente alla Sardegna. Nel merito, Presidente, quali sono i miglioramenti più urgenti che avevate proposto e che continuerete a proporre, immagino, nel dibattito? Guarda, gliela dico in maniera molto semplice. Tutta la discussione oggi verte, nelle ultime settimane, su come
migliorare il decreto attuativo, il decreto interministeriale attuativo del decreto Draghi, quello che prevede la necessità di stabilire le zone idonee e le zone non idonee. Ma concentrarsi su come migliorare un decreto interministeriale, un semplice decreto attuativo, è affrontare la discussione nel campo sbagliato. Il nostro campo sono i poteri dello statuto e i diritti che discendono dalla Costituzione. Questo è il nostro campo e noi stiamo affrontando questa discussione totalmente scevri da questa possibilità. Quindi i miglioramenti che abbiamo proposto sono: uno, di presentare subito una proposta di norma di attuazione del nostro statuto, dell'articolo 4, che stabilisca quali sono le competenze della Regione Sardegna. Lo statuto stabilisce che è una competenza compartecipata in materia di energia elettrica. Bene, qual è la nostra compartecipazione? Questo si risolve presentando una proposta di norma di attuazione, discutendola e facendola approvare. E non bisognerebbe perdere un giorno di più. E gli altri temi sono: perché stiamo accettando questi 6,2? Il decreto oggi dice che i 6,2 sono il minimo, i 6,2 gigawatt di nuova potenza installata, sono la quantità minima. Noi diciamo che deve essere assolutamente la quantità massima. Qualcuno dei consiglieri regionali dice: no, ma abbiamo un accordo con i funzionari del ministero che sarà così e nelle cose, ma veramente mostrano di non avere nessuna idea di che cosa sono i funzionari del ministero e che cosa sono le promesse verbali. La Sardegna non si difende con le promesse verbali, si difende con le leggi scritte, in particolar modo con le leggi statutarie e le sue norme di attuazione. Abbiamo chiesto che venga istituita immediatamente l'ente sardo per l'energia rinnovabile e abbiamo chiesto anche, e finisco con questo, prego, e abbiamo chiesto anche di utilizzare un diritto che la Costituzione ci dà in maniera molto netta, è l'articolo 43 della Costituzione che dice: va bene, ci sono da fare nuovi impianti di energia rinnovabile, la legge dà la possibilità di riservarne una quota per finalità pubbliche, per l'utilità pubblica. La Sardegna non è interessata a riservarne una quota per le comunità energetiche locali, territoriali, per gli interessi della pubblica amministrazione della Sardegna, per abbattere la bolletta dell'acqua. Perché non stiamo utilizzando questo che è un nostro diritto, di utilizzare un bene comune come il sole, il vento e l'acqua anche ai fini dell'utilità pubblica e non dell'arricchimento della speculazione internazionale? Sto per andare da Gianluca Mandas, ma le voglio chiedere un'ultima cosa. Anche altri fuori dal Consiglio hanno presentato proposte presuntamente migliorative. Per esempio c'è un gruppo di intellettuali che in passato sono stati anche, credo, vicino a lei, che vorrebbero esportare il PPR a tutto il resto della Sardegna e questo sarebbe sufficiente a indirizzarci verso una giusta direzione. Altri vorrebbero solo una norma urbanistica cioè sono interventi molto, non lo so come definire. Sono interventi molto parziali, puramente ideologici e mal informati. Sono sbagliati, perché già la direttiva europea dice che nel bilanciamento degli interessi tra l'interesse ambientale del miglioramento della qualità dell'aria e quindi il contrasto al cambiamento climatico e la tutela del paesaggio, bisogna in questo momento della storia dell'umanità dare priorità all'interesse ambientale. Quindi se si guarda solamente alla dialettica tra ambiente e paesaggio si è perdenti, lo dice la direttiva europea e lo dice l'attuazione nazionale. Quindi il bilanciamento va posto in maniera più ampia, va posto in tema. Ci sono delle norme urbanistiche che la Giunta avrebbe già potuto utilizzare, come facciamo ai tempi del PPR, ma non ha voluto fare, non ha avuto il coraggio di fare. Ci sono certamente norme sul paesaggio, ma ci sono altre possibilità che riguarda la dialettica tra la Regione e lo Stato, e cioè decidiamo insieme qual è la quantità che deve
che è ragionevole per la Sardegna, anche perché è un isolato energetico e quindi non è che posso produrre all'infinito pensando di fare non un Tyrrhenian Link, ma di farne 10 come qualcuno immagina in questo momento. E quindi sulla base di queste peculiarità della Sardegna e sulla base delle competenze della Sardegna, negoziare un bilanciamento diverso, più attento, che risponda alla necessità della totale transizione energetica per l'energia, per la benzina, per la mobilità, per il riscaldamento. Quindi faciliti e porti a compimento il più velocemente possibile l'intera transizione energetica, ma permetta di tutelare gli altri in maniera adeguata gli altri diritti e le altre necessità della società sarda. Gianluca Manda, l'ho fatto ascoltare questa voce che è fuori consiglio. Fra un attimo abbiamo anche Stefano Tunis, che è naturalmente una voce dell'opposizione ma molto esperto su questi temi e protagonista del dibattito in consiglio nella giornata di oggi e anche precedenti. Gianluca, lei diciamo è un esordiente nel consiglio regionale, ma mi pare che abbia già capito quali sono anche un po' il gioco delle parti, no? Che si fa sia nel dibattito pubblico che all'interno della rappresentanza. Questa novità di una forza politica che è rimasta fuori dal Consiglio ma con così precisione vuole essere parte del dibattito e fa proposte. Il dialogo anche con l'opposizione, al di là di quello che è stata poi la definizione della legge e più in generale l'inquadramento e il vostro approccio a un tema che ricordo già dal minuto dopo l'elezione Alessandra Todde aveva posto come principale nella sua azione, nel suo programma. Ma devo dire che nel dibattito politico ogni contributo interno e in questo caso esterno, come quello del movimento del dottor Soru, è utile, è necessario, fa crescere, fa migliorare. Per cui personalmente, ma intendo come movimento politico e come in questo caso persona all'interno del Consiglio regionale, ogni contributo è fondamentale, soprattutto per un tema così delicato, così strategico. Devo dire che non solo i contributi esterni, ma in particolare anche quelli interni da parte delle forze di minoranza sono utili e sono stati utili. Io ho partecipato in prima persona alle commissioni congiunte della quarta e della quinta e devo dire che l'atteggiamento della minoranza è stato un atteggiamento costruttivo, perché tutti abbiamo compreso che la necessità di fare quadrato in un argomento così delicato per il futuro della Sardegna richiamasse quel senso di responsabilità. Per cui assolutamente ogni contributo esterno e interno deve essere raccolto, su quello bisogna riflettere e insieme trovare poi una sintesi. Questa proposta della Giunta che poi ha portato al provvedimento di legge è più un segnale politico e più una presa di posizione, mi consenta, ideologica? O davvero qui troviamo quello che è il pensiero della maggioranza su questo tema? Mi spiego meglio, questo è un provvedimento difensivo, cioè no? Però manca la parte propositiva adesso, cioè l'individuazione delle aree idonee e capire come ci arriviamo alla transizione energetica, perché forse quello che non è chiaro è che ci dobbiamo comunque arrivare, perché è una decisione dell'Unione Europea e perché comunque c'è una data entro il quale il carbone non potrà più essere la principale fonte. Ritengo che questo disegno di legge sia un atto necessario, prima di tutto. Necessario per la situazione nella quale ci siamo trovati dopo diversi anni di immobilismo, perché comunque l'assenza di una pianificazione delle aree idonee e in generale anche di una strategia energetica regionale che va assolutamente rivista e ridefinita, richiede oggi, per l'assalto di richieste di pratiche autorizzative di impianti industriali da fonti rinnovabili in Sardegna, che ha raggiunto ormai una potenza cumulativa di circa 60 gigawatt, richiede un intervento tempestivo da parte della Giunta e quindi del Consiglio regionale. Quindi questo è un atto necessario. Ritengo oltretutto che all'interno dell'atto ci siano degli elementi propositivi, ma ancora in maniera più netta dico che ci sono degli elementi che proiettano l'azione governativa e consigliare da qui ai prossimi 18 mesi, perché nell'articolo del disegno di legge non solo si pone un divieto alla realizzazione di nuovi impianti, ma soprattutto si definisce anche una roadmap da qui ai prossimi mesi, in primis la definizione delle aree idonee,
quindi l'aggiornamento del piano energetico regionale e quindi l'aggiornamento del piano paesaggistico regionale. Questa è una chiara manifestazione di quello che si intende fare in questi mesi. Per cui non sono d'accordo che si tratti soltanto di un provvedimento, come dire, cautelativo, ma anche propositivo per quello che al suo interno contiene gli articoli di legge. Stefano Tunis, un primo intervento, perché abbiamo 3 minuti prima dello slot pubblicitario, per inquadrare. So che hai sentito la parte finale dell'intervento del Presidente Soru e hai sentito tutto l'intervento del tuo collega Gianluca Mandas. Prego. Innanzitutto buongiorno, un saluto particolare al Presidente Soru. Sì, l'ho sentito, come l'ho seguito in questo periodo nei social. Speravo di incontrarlo lunedì scorso quando stava organizzando un incontro pubblico che poi alla fine non si è potuto tenere, ma al quale avrei avuto naturalmente piacere di partecipare. Non so se gli è sfuggito, ma ieri non ricordo se in discussione generale o sulla relazione, ho anticipato che le sue considerazioni sono state comunque fonte di valutazione e di ispirazione anche per alcuni nostri emendamenti. Noi abbiamo dei forti dubbi sull'utilizzo dello strumento del piano paesaggistico delle zone interne, lo stiamo facendo presente e abbiamo proposto con un emendamento il piano strategico regionale che confidiamo, e ci pare che le interlocuzioni stiano andando in questa direzione, possa irrobustire la posizione della regione nei confronti del rapporto con lo Stato. Dopodiché, come ha detto correttamente il Presidente Soru, io la penso esattamente come lui, essendo stato del tutto trascurato l'elemento paesaggistico quando sono state fatte le valutazioni che hanno portato al decreto Draghi, che è soltanto la parte finale di un percorso, oggi è alla fine della valutazione, quando si giunge a prendere la decisione, l'anello debole della catena, perché viene sicuramente prima il clima, viene sicuramente prima in questo momento la valutazione strategica del fatto che dobbiamo alleggerire la nostra dipendenza dal carbone. Credo che a questa legge quindi manchi una certa sostanza nella costruzione della gerarchia delle fonti attraverso la quale si vuole inserire nel tema. Poi è diametralmente opposta rispetto a quello che sarebbe il dettato normativo per la sua efficacia, per la sua cogenza, che sarà limitata necessariamente nel tempo, ma rimane comunque uno strumento su cui lavorare, perché non possiamo non intervenire su questo tema. Credo che sia corretto, come ha detto il Presidente, salvaguardare le nostre 2 prerogative principali, che sono quella in materia di produzione di energia elettrica e quella in materia urbanistica. Di qui il dubbio di inserirle all'interno di uno strumento amministrativo che ha una gestazione molto lunga come quella del piano paesaggistico, e che il Presidente, avendolo fatto sulle coste, ricorda molto meglio di me perché lo ha vissuto. Ha una gestazione molto più lunga dell'orizzonte di questa norma, per un periodo rispetto al quale non ci possiamo permettere di stare fuori dalla partita della programmazione degli asset strategici del nostro sistema energetico, e che seppure dovesse essere accorciata, seppure dovesse andare a buon fine, entra dentro un meccanismo che è quello poi, superata la concertazione, in caso di rivalutazione, di una concertazione in ambito strettamente burocratico, che ci preoccupa, perché poi una volta che noi mettiamo il nostro futuro nelle mani di questi sacerdoti dell'ambiente e del paesaggio, soprattutto quelli del paesaggio, cosa succede? Succede che poi questi agiscono quando va bene in termini estremamente restrittivi e poco disponibili, quando va male addirittura con arbitrio. E non è quello di cui abbiamo bisogno. Ci fermiamo un attimo, Tunis, poi riparto da lei, Mandas e Soru, per il secondo blocco. Linea alla pubblicità. Grazie, grazie.
Gianluca Mandas, con la sua consueta lucidità e anche il garbo, devo dire, riconoscerle col quale si pone all'interno di questa discussione, dicevo, quando si parla di questi temi, no? C'è la discussione naturalmente sugli assalti, sulle domande che sono abnormi rispetto a quello che poi possono tranno essere le autorizzazioni, ma a me pare di poter derubricare questo assalto di domande come a un qualcosa, come qualcuno che stia comprando il biglietto della lotteria per avere più possibilità di vincere il premio, perché comunque anche se uno fa domande per 10 volte quello che noi possiamo fare, quello è l'autorizzato alla fine. Perciò mi pare che si stia facendo da un certo punto di vista anche su questo un grande allarmismo che poi però non potrà essere tradotto in atti. Però quando si tratta di questioni come queste energetiche che sono decisive in un cambio di stagione, no? Pensiamo quando l'uomo è passato al motore a scoppio, oppure poi quando si è passata tutta una serie di altre rivoluzioni, anche allora ci sono stati i problemi, le polemiche, e le contromisure. Però qua, come giustamente secondo me metteva in rilievo all'inizio il Presidente Solo, si vanno a toccare tutta una serie di particolari che sono da un lato l'interesse pubblico, cioè quanto di questa produzione va poi a ricadere sulle comunità, sul sistema delle imprese, sul sistema anche degli edifici pubblici che naturalmente hanno bisogno di energia buona. Dall'altra c'è un impatto urbanistico, c'è anche un governo naturalmente urbanistico della questione. Tunis faceva rilevare, Draghi di questo non se ne è occupato, l'ha demandato a chi doveva poi eseguire. Soru dice, cominciamo a scrivere quello che dobbiamo fare noi e pretendiamo di farlo. È per questo che le dicevo, questo può essere un primo passo, ma poi servono altri 2, 3, 4, cioè provvedimenti che mettano un ordine vero nella vicenda. Ma il vero tema che dovrà impegnare i lavori consigliari, ma non solo, è quello di definire quale sarà la strategia energetica che la Sardegna vuole adottare da qui ai prossimi 20 anni, 30 anni. Questo è il tema vero e questo tema va trattato con lucidità, con conoscenza e con competenza, e io dico anche con coraggio. Il coraggio è quello di non seguire spot facili, di non seguire slogan semplici, perché spesso, come appunto lei diceva, si rischia di inquinare i pozzi. Il tema è che la Sardegna ha un suo fabbisogno di energia, che a oggi è quantificabile in circa 40 terawattora all'anno, di cui parte sono per soddisfare il fabbisogno di energia elettrica, circa 10, e i restanti, circa 30, per soddisfare il fabbisogno di energia termica. Complessivamente di questo fabbisogno energetico, la Sardegna fa fronte a questa sua necessità con una produzione da fonte rinnovabile che è intorno al 15-20%. In particolare, per quanto riguarda l'energia elettrica, la Sardegna produce all'incirca il 35% del proprio fabbisogno attraverso le fonti rinnovabili, ma tutto il resto è fonte fossile. Quindi la vera domanda alla quale siamo chiamati a dare risposta è: qual è il modello energetico che vogliamo adottare? E se, come l'Europa, come la lotta al cambiamento climatico ci sta dicendo che la strada è quella della transizione energetica, dobbiamo trovare delle regole che in Sardegna permettano di sviluppare il passaggio da fonte fossile a fonte rinnovabile nel modo più rispettoso possibile del paesaggio, oltre che dell'ambiente, che come si diceva è il tema opposto spesso al paesaggio, nel senso che l'ambiente, l'inquinamento ambientale è un inquinamento, ahimè, oggettivo. La riflessione sul paesaggio spesso ricade a riflessioni di carattere anche soggettive. Dobbiamo avere la capacità di unire queste tre tematiche, energia, ambiente e paesaggio, senza dimenticare che la Sardegna ha una tradizione che tante altre regioni non hanno. Sta di fatto che la transizione è un qualcosa di necessario per il nostro modello sociale, per il nostro modello economico e industriale. E la Sardegna, avendo a disposizione delle fonti energetiche che in altri contesti non ci sono, come il sole ed il vento, deve governare questo sviluppo. Lo può governare prima di tutto in un modo, con l'istituzione di un'agenzia regionale per l'energia, della quale abbiamo parlato in campagna elettorale e ci prenderemo l'impegno di definirla adesso, perché sarà uno di quegli strumenti che darà tutela alle aziende, al popolo sardo, che lo sviluppo delle fonti rinnovabili venga fatto prima di tutto pensando al benessere interno della regione. Ecco, questo è il quadro d'insieme. Presidente Soru, non l'abbiamo iscritta né io, ma credo nemmeno Tunis,
al centrodestra, no? Perché lui diceva all'inizio abbiamo preso alcuni suggerimenti, ma io credo che comunque il vostro scopo come operazione anche culturale, non solo politica, fosse quello, tra virgolette, di contaminare tutti i gruppi che poi devono votare, cioè dare un apporto nuovo al dibattito. Il nostro scopo era semplicemente comportarsi da cittadini presenti nella società sarda e che hanno a cuore la società sarda e quindi fare quello che possiamo, dare un contributo di analisi e di proposta, lealmente, a chi lo vorrà accogliere. Tornando al punto, io non sono d'accordo con i numeri che lei ha dato, li contesto e contesto anche quello che state facendo, perché pensare che nei prossimi 18 mesi si debbano fare delle cose che sono già state fatte, che dovrebbero essere già ben presenti, mi pare sbagliato. Ci vogliono 18 mesi per definire qual è la strategia energetica della Sardegna per il futuro? Non credo. Dovevate già averla in campagna elettorale, l'avete esposta. La strategia è molto semplice, che c'è da fare nel più breve tempo possibile la totale transizione energetica, dismettere tutte le fonti fossili e passare solamente alle fonti da energia e alle fonti rinnovabili, per quanto riguarda l'energia elettrica, per quanto riguarda l'utilizzo ai fini termici e per quanto riguarda l'utilizzo ai fini della mobilità, automobili e quant'altro. Quindi la strategia è già fatta, dobbiamo far questo. Il piano energetico regionale, l'ha approvata la giunta del presidente Pigliaru nel 2016, è stato fatto con grande attenzione, ci è voluto del tempo, è in linea con le cose che il Movimento 5 Stelle diceva nel passato ed è in linea soprattutto con questa idea di transizione digitale. È cambiata la Sardegna in questo? Certamente la giunta precedente l'avrebbe dovuto monitorare e aggiornare, non l'ha fatto, ma per aggiornarlo ci vogliono, se non settimane, pochi mesi, no? Perché la Sardegna non è cambiata in questi 5 anni. Il numero di automobili è rimasto invariato, il numero di stufette o di scaldabagni a gas è rimasto invariato e la popolazione sta diminuendo e i consumi complessivi stanno diminuendo. Diminuisce, invecchia e i consumi complessivi stanno diminuendo, quindi semmai bisogna aggiornarlo un pochino al ribasso. Quindi dire che dobbiamo aspettare il piano energetico regionale, l'aggiornamento per decidere è davvero sbagliato, perché le cose sono già molto chiare per chi le ha volute leggere e interpretare. Persino l'individuazione delle zone non idonee che avete fatto opportunamente in questo disegno di legge, che avete previsto in questo disegno di legge, esiste in qualche modo, ma esiste persino l'individuazione delle zone idonee che è stato fatto nel passato, poi venne cassato dalla Corte Costituzionale perché allora i pensieri erano diversi, però una prima individuazione c'è già, è quella che verrà fatta in futuro. Non credo che si discosterà di molto, anzi di pochissimo, perché si stanno dicendo le stesse cose. E allora perché dire che dobbiamo aspettare 18 mesi? Quando appena vedono 18 mesi, quelli lì, a livello statale, è come mettergli il drappo rosso davanti, diranno ma questi vogliono perdere 18 mesi di tempo, ma non esiste. E quindi già quello interrompe qualunque discussione. Il piano paesaggistico regionale è stato fatto in 18 mesi, tutto il piano paesaggistico regionale. Quello che c'è da fare in questo caso ha bisogno di molto meno tempo e io mi prenderei meno tempo piuttosto che 18 mesi, anche per mettermi in una situazione di ragionevolezza nei confronti con lo Stato. Ma a parte questo, aprite immediatamente un binario parallelo, che è quello che sta più in alto nella gerarchia delle fonti, come ha detto l'onorevole Tunis, e cioè quello della Costituzione e quello dello Statuto.
Apritelo immediatamente. Perché state accettando di discutere solamente all'interno di un decreto di attuazione interministeriale? Non siamo a questo livello, siamo a un livello estremamente più alto e il Consiglio regionale deve fare questo salto logico in avanti. E lo potete fare e lo dovete fare immediatamente. Per quanto concerne l'agenzia, giusto, ne avete parlato alla fine anche voi in campagna elettorale, allora perché non lo scrivete subito in questo deliberato? Perché non scrivete subito ogni aspetto che serva a mostrare che avete una strategia complessiva, che la Sardegna ha una strategia complessiva, che si sta ponendo in maniera diversa rispetto al blocco per il paesaggio che ha deciso il Friuli o che ha proposto le Marche e che è stato travolto dalla Corte Costituzionale? State andando a presentare un disegno di legge che sapete già che verrà travolto se non lo rinforzate. Stiamo discutendo tutti e dovremmo farlo, io credo, serenamente, in buona fede, per il futuro della Sardegna, perché a differenza, e non è una frase così retorica in questo caso, perché a differenza di tante altre scelte che vi capiterà di fare in questi 5 anni, nessuna sarà irreversibile come questa. Si può sbagliare un direttore generale, si può sbagliare una decisione sulla sanità, importantissima, si può sbagliare, ma si può rimediare. Una volta che ci saranno 2000 Empire State Building nelle campagne della Sardegna, non si rimedia più. L'Empire State Building, il grattacielo di New York, è alto 380 metri. Queste pale sono alte 280. Ma ve la immaginate la Sardegna con 2000, 3000 di queste pale? Ma è finita. Ed è finita, non si potrà tornare indietro. Quindi un bel respiro profondo, un di più di ragionevolezza, di apertura al dialogo, di confronto. L'onorevole Tunis ha detto che ci siamo mancati perché stavamo organizzando un'iniziativa pubblica e non si è potuta fare. Non si è potuta fare perché ho chiesto il confronto a tanti rappresentanti della maggioranza. Te lo dico domani, oggi no, ma ieri sì, domani forse no, forse sì. E alla fine hanno rifiutato tutti il confronto e non è stata una buona cosa, io credo. Perché, ripeto, è vero, noi siamo fuori dal Consiglio regionale, ma ne volete tener conto del 9% degli elettori sardi? O vi nascondete dietro una norma sbagliata per tirarli fuori persino dal confronto? Fermiamoci un attimo. Tunis, ho visto che assentiva quando Soru diceva non possiamo limitarci al dibattito che è stato incardinato in queste ore, in questi giorni in Consiglio, dobbiamo alzare il tiro e dobbiamo soprattutto... Perché non è così. Adesso, innanzitutto, bisogna chiarire un aspetto. Mi pare che, come ha detto correttamente il Presidente, sia chiara la configurazione sulla quale anche la maggioranza del Presidente Todd, della Presidente Todd ha intenzione di muoversi, che è quella comunque sia inclusa nell'ultima modifica del PNIEC fatta dalla Giunta precedente. Una volta che stai là dentro, gli elementi essenziali ci sono tutti. E quindi, oltretutto, la configurazione energetica che appunto è stata curata soprattutto dal lato del governo, dalla presidente Todd negli anni scorsi, è quella che poi nel frattempo si è concretizzata, perché poi ci sono stati momenti in cui i player energetici individuati per legge dallo Stato, per le adduzioni principali e per la costruzione della rete, hanno già fatto tutti i passi per poter andare in quella direzione. Come sarà la nostra configurazione energetica? Lo sappiamo già. Allora, serve un atto di onestà anche davanti all'opinione pubblica nel dire effettivamente quanta potenza installata ci deve essere in Sardegna. E questo è mancato nel dibattito e noi abbiamo cercato di stimolarlo e siamo convinti che verrà fuori meglio. Serve una società elettrica sarda, io sono convinto e voglio rassicurare tutti rispetto al fatto che già questa legge porterà, in virtù del fatto che verrà, credo, accolto uno dei nostri emendamenti che porta alla sua istituzione, e che sarà uno strumento decisivo per armonizzare anche dal punto di vista dei benefici che avranno le aziende e i cittadini sardi raggiungere questi obiettivi. Mancano completamente alcuni pezzi di visione, noi ne abbiamo proposto una, comunque sia l'elemento di consumo del suolo è uno degli elementi principali, e aumentare la potenza
a parità di suolo occupato ci sembra comunque una delle strade da preferire, ponendo dei limiti. Noi l'abbiamo fatto ponendo dei limiti stringenti, cioè quelli, per esempio, di non prendere in considerazione le pale di seconda generazione, che sono quelle che eccedono i 200 metri. Poi naturalmente comprendo che la maggioranza debba in qualche modo cercare di conservare l'approccio così ideologico, mi si consenta di dire anche un po' propagandistico, che ha avuto questa legge, però poi alla fine quando ci confrontiamo con la sostanza bisogna essere concreti. Quindi ecco, credo che gli elementi ci siano già tutti, credo che noi avremo abbiamo l'obbligo di raggiungere, perché in questo Presidente ho un dato differente io. È vero che la nostra popolazione sta diminuendo, però comunque sia dal 2020 al 2023 la richiesta di consumo di energia elettrica è aumentata di circa il 10-15%, quindi questo da dati disponibili da parte dei gestori. Quindi evidentemente immaginare che tra 10 anni, 20 e 30, la quantità di energia elettrica richiesta sia uguale a quella di oggi, non mi pare una ipotesi concreta. In questa chiave è molto importante che gli investimenti sulla rete interna, cioè sulla nostra possibilità di consumare questa energia, al di là del fatto che dobbiamo cercare di consumarla, visto che la produciamo a un prezzo, perché oggi la produciamo a un costo inferiore perché abbiamo tante rinnovabili, ma la paghiamo allo stesso prezzo degli altri. Allora, se verranno accolti alcuni dei nostri emendamenti, questa agenzia dell'energia potrà gestire esperimenti regolatori, come sta succedendo adesso in Campania, Piemonte e Veneto, per le informazioni che ho io, che sia capace di ribaltare questo valore sui cittadini della Sardegna. Quindi si sta cercando di fare quello che si può per modificare uno strumento molto grezzo come questa legge, che è arrivata in maniera un po' così, un po' improvvisata, un po' trascinata dall'opinione pubblica. È vero che non è minimamente da prendere in considerazione il fatto di arrivare a 50 gigawatt adesso, ma sappiamo che a 6 ci dovremmo arrivare prima possibile e almeno a 10 per arrivare alla completa decarbonizzazione nel 2050. Fermati un attimo qua, Stefano, perché su questo, poi torno per prima del saluto, Gianluca Mandas, quello che ha detto il Presidente Soru su alzare, tra virgolette, la posta del confronto, fa da contraltare invece all'accordo sostanziale che tutti e tre avete detto sulla proposta dell'Agenzia regionale Sarda. Ma Tunis ha introdotto un tema che a mio avviso è di orizzonte, quasi, quello che quasi mai la politica fa, a prescindere da chi governerà fra 5, 10, 15 anni, ci sono delle scadenze calendarizzate da parte dell'Unione Europea, da parte delle organizzazioni. Avete visto adesso stanno addirittura mettendo la tassa sugli aerei perché vogliono abbattere l'emissione che gli aerei fanno e dunque si riverserà sui cittadini. Ho l'impressione che l'anno prossimo, fra 2 anni, questa mazzata si abbatterà sui cittadini, su quelli che sono abituati a viaggiare, che si troveranno In in alcuni auto. casi col prezzo raddoppiato, e nessuno glielo sta dicendo perché l'agenda politica, perché gli organi di informazione, perché non li indirizzano a ragionare su quello, ma è un qualcosa che avrà uguale effetto nella vita delle persone. Qui è diventata una questione di vita o di morte, o è diventata una questione che è irrimediabile, anche perché poi ci sono oggettivamente anche noi della stampa, non Telesardegna magari, ma insomma il sistema più in generale, sta indirizzando il dibattito con un cannocchiale che spesso deforma e che ci impedisce di parlare delle cose nel merito, come invece voi tre qui avete fatto. Perché qui non è che siamo arrivati con lancia in resta a dire no, ci sono proposte argomentate che tutti e tre avete portato. Questo secondo me deve essere anche preservato da chi ha in mano l'esecutivo e di chi ha in mano anche la maggioranza in Consiglio regionale, senza condizionamenti esterni. Ma io penso che anche l'onorevole Tunis lo possa confermare, che
in commissione io ho sempre cercato, in rappresentanza del mio gruppo politico chiaramente, di portare il tema altrove della mera battaglia alla speculazione energetica che i media hanno alimentato, a mio avviso, in maniera strumentale. Perché effettivamente, qui credo che tutti e tre siamo d'accordo, i veri temi strategici, quelli che andranno a incidere sulla vita dei nostri figli, ma soprattutto dei nostri nipoti, siano di un livello superiore. E tutti noi, dobbiamo appunto fare unione comune, perché stiamo andando e andremo a legiferare questioni che incideranno in maniera determinante. Il tema della rete interna di distribuzione è uno di questi temi. Io condivido quando io non posso acquistare una Ferrari se non ho una strada per poter percorrere con quell'auto. Ecco, il tema della rete elettrica è un tema, perché la rete elettrica sarda è una rete statica, non è una rete bidirezionale come richiederebbe una completa transizione energetica dalle fonti fossili alle fonti rinnovabili, e quindi la regione deve, nei tavoli opportuni, battere i pugni perché insieme agli investimenti di tipo transitorio in materia energetica ci siano quelli sulla rete elettrica, altrimenti noi ci troveremo ad avere una generazione di energia elettrica da fonte rinnovabile che non è supportata da una rete elettrica che è in grado di acquisire questa energia, di scambiarla e di metterla appunto a disposizione delle famiglie e delle imprese. Un altro tema importante, a mio avviso, sarà quello della definizione del prezzo unico dell'energia elettrica. Oggi in Italia il prezzo unico dell'energia elettrica, che è il PUN, viene stabilito su taglia nazionale e viene stabilito sul mix energetico nazionale. Se la Sardegna intraprenderà un percorso di transizione energetica, dobbiamo mirare a un prezzo unico dell'energia zonale, cioè il prezzo dell'energia elettrica in Sardegna è determinato dal mix energetico che la Sardegna intende adottare. Quindi in materia di transizione energetica e di uso delle fonti rinnovabili, avere uno sviluppo di fonti rinnovabili conseguentemente porterà dei benefici a livelli energetici come costi più bassi alle famiglie e alle imprese sarde. Questi sono gli effettivi temi sui quali la politica deve, a mio avviso, focalizzare il tema. Grazie, vi ringrazio davvero tanto e a prestissimo. Ci ritroviamo. Presidente, lo chiudo questo blocco con lei. Un minuto, qual è la prossima iniziativa su questo tema? Perché immagino che l'approvazione della legge non vi fermerà nel continuare a portare studio e proposte. Intanto colgo le parole dell'onorevole Tunis con un po' di fiducia, quindi vediamo come uscirà questo testo. Spero che ci sia qualche ripensamento, spero che appunto, ha detto, occorre rafforzare il ruolo del Presidente della Regione. È il Presidente della Regione che discute le norme di attuazione, o meglio, dà gli indirizzi ai cosiddetti due rappresentanti che lei sceglie in una commissione paritetica, due nominati dalla Regione, due nominati dal Governo, che discutono le norme di attuazione, che specificano alcuni argomenti del nostro Statuto, quindi che aggiornano lo Statuto. Uno dei nostri emendamenti suggerisce proprio questo, di iniziare immediatamente a presentare al governo una proposta di norme di attuazione. Questo lo deve fare la Presidente, quindi non gli stiamo proponendo di sottrarre i poteri, ma anzi di incoraggiarla nelle sue funzioni. E questo emendamento dice quali sono i temi fondamentali che questa norma di attuazione noi crediamo debba contenere. Prendo l'impegno che ci ritroveremo magari anche con gli stessi protagonisti alla ripresa di Zoom a settembre, quando anche le bocce saranno ferme o comunque si saranno mosse verso un altro step. Nel frattempo chiudiamo questa prima parte, grazie a Renato Soru, grazie a Gianluca Mandas, grazie a Stefano Tunis. Nel prossimo blocco sentiremo invece su questo tema un giovane 14enne che ha preso un'iniziativa originale e a mio avviso ci fa anche ben sperare su quello che è l'impegno dei ragazzi sui temi ambientali e sui temi del presente e del futuro della Sardegna. Linea alla pubblicità. La Spala Zeoli Casa Suntis Macchinarios chi permette di produrre energia da esuento.
Sa Sardigna è un luogo in una suventù sulla meda, così tutto usano, proprio Augusto, meda multinazionale, assunto disponente sa spalla sin noghe, ma l'energia non andata a noi in termini economici, ma bene di vendia a prezzo maggiorato. Questa spalla eolica, arta fino a sprude 200 metri, andata irrimediabilmente a un ambiente sardo, chi è una desossiendo, sprolmanna schi de neusu, e teneus lassare a sa generazione de su tempul benidore. Prul de 3.000 valasa e migliaia di ettaros de pannello fotovoltaico di sa spianura, se in sol monte de sa Sardigna, anta faede un danno a se ecosistema sardu, senza ad contare su danno, posol benes archeologico, il bistu di sa Sardegna, tene sa più sarta densità de logos archeologico de tutto su mondo. Multinazionale di tutto il mondo si sono benendo in questo business, chi non ha da portare bene in termini economici, a suo sardo, se si presa a nostra, ma solo, badarzo mannos poissos. E a noi si beni furato lo sterrinos, e sa bellezza de sollogos. Se ho desuvarre chi gussa, chi si narra da transizione energetica, è giusta e necessaria. Ma gustu te per andare varis con suo rispetto, desologos e desuopulo. Gabriele Elias Solinas. E Gabriele Elias Solinas lo tenimo in noi, con noi, se questo tretto lo facciamo in sardo. Poi te su Mattessi ad aseverato, de vagher in sardo se esamene sou, de su terzo anno de scuola media. E sa prima domanda che gli ho fatto, Gabriele Elias, poi te ha separato questo tema, e poi te pensa che questo tema sia un caso importante per noi, che siamo bezzos, anzianos, e per voi, che siete il giovane e siete il subbenitore di questa terra. Oita è un argomento di attualità, e ci sono tis meda biddas e comunità, che sono tis sotto attacco de esas multinazionali che andano a furare sos terrinos e andano a fare de un danno umano. Multinazionali di tutto il mondo sono disponenti questa palla in noghe, proprio voita su in tu, sulla da meda. Senza contare sos danno su chi fa in tempo pro sos logos archeologico so, e po' sos terrino so in generale. Sono distruggendo questa bellezza di questa Sardegna, ponendo palasa in sos montisi e in sa spianura, so. Montes, buscos, pasturas e benes archeologicos, appunto. Deo non seo contro energia rinnovabili, ma seo contro a se speculazioni e contro a sa distruzioni de sos logos o de sa terra. Nara, i test, buono giovane che a tie, quando mi pensa, no? E già sul fatto che mi pensa è una cosa che mi pare strana, che si narra da DLDO e chi sono giovane, so vaga gana de denzana de pensare a su chi è da seguo de su chi viene intretto in soro. Il tespo a tie su sardu, su mare e sa naturalezza de sa Sardigna. Poi te sei arrivato a pensare de giugere questo argomento in un momento quasi importante come test esame de terza media. Ho messo usartu su sa natura de sa Sardigna su mare, sus monti suntisi una cosa de meta suntis meta importanti come anti cosa. Non su de peu su difendere sa terra nostra, possa generazione benitore, de su tempo benitore, chi poi dessi deu come anti sus compagnos meu. Po' mei su slogos archeologico, su sartu, su mari e sa terra, è una cosa veramente importante. Suntis de una de sa sienda sa promanna sa chi de neusu. E chi si. E chi suntis a reconnotu in tutto su mondo. E questa cosa si non su non la difendimmo. E si.
andato a distruggere questo che è stata Sardegna. E non era un'altra cosa, ti ho domandato, puoi te asseverare questo tema, puoi te asseverare questa cosa che non è facile, ma finza sposo il manno, so. Non tutto un defaidano con piacere, anzi, qualcuno timide pure un defaidare, che pensa da chi siente cosa più un manno schino isso. Un'altra cosa però, bada, puoi te asseverare questo tema, un vago non l'ha sanato, rispondendo a questa prima dual domanda, sa, ma la cosa importante è questa. Puoi te as separato de lo fare in sardo? Allora, dopo separato di fare questo argomento su questa palase eolica, poi testa un argomento di attualità. Chi non giovane de più su conosciti. Poi ta sunti distruggendo sa terra nostra. E Deu, come ti metta satro pizzinoso, teneuso a sa terra nostra, e non chereuso chissà multinazionale si te tutto su mondo, fa ente su chi garante in loco nostro. Poi dopo deciso di fare in sardo, poi ta è la limba del suo popolo sardo, ed è la limba mea, come ti dedotto su. Su sardo è una lingua normale, come ti puoi dessi su italiano, su francese e su inglese. Tu poi se vuoi dare in sardo su di argomento che di importanza. Di argomento di importanza commenti appunto sa tecnologia oppure sa questa de sa spalas eolica. Poi questo ha deciso di fare in sardo, di fare in sardo sa desina de terza. Carlo ha asseverato questa cosa, e dal fatto mananato legito in sansa. Dal fatto bene puro e del bistata gente meda contenta a pollegito chi ti hanno iscritto, ti hanno domandato, ti hanno donato grazie. Però su chi ti calzo, su chi calzo iscrive, e te hanno nato, sos professore stuoso, e te hanno nato sol giovano schiattie, sos companzo stuoso. Immagino che sia invistato su un vago, no, che non li schiano a volte si dai tempus, ma che non l'hanno iscritto, e te hanno nato. Fianta a me da contento dopo me, poi ta Savini è stato un argomento che mi va ed è giustizia. È stato un argomento che a me pragide, su scompagno mio, zè d'uscenti che allego che fu edu in sardo, che tenzo a sa Sardegna. I professori sono contenti, poi ta pu fatto custa. Questa cosa che è meta importante, puro posso professore. In IE, quando ha usato le cose, tutti i professori che tenivano comprendevano su sardo, e tutti i professori che tenivano la pensa anche a te sopra il suo pericolo che tu e Nara che siamo vivendo in questo tempo. Non tutti su comprendenti su sardo, in scuola mia soprattutto. Poi posso fatto chi da pensata commenti mimi e io, quasi tutto su da pensata commenti me. E come due adesso andare a satiri scuola, si scuola più il manna, però su chi ti domando este, come te pensa a chi vuole seguire questo impegno tuo e pensa a schiattere il giovane schiattie ti vuole seguire, naro pure va bene in italiano, no? In sa battaglia che tu sei il faghinde, oppure pensa che sia possibile fare questa battaglia e atterrare con Binchinde o dando esempio a Terol Giovana so, può vedere di più su Saldo? Per me andando a queste manifestazioni può essere azzutare contro la speculazione energetica andando a queste manifestazioni. Poi ci sono tisi callinchi giovani che sono tisi interessati so, a questo argomento. So. Pur Deo tengo medas amigos so, che sono disinteressati so, a questo argomento di questa speculazione energetica e di questa Sardegna. L'ultima domanda che ti ho fatto è scusa. Quando hai pensato di fare questo intervento e quando ti sei preparato, tu pensai a chi si affetto o si schistione se che sono arrivata da voi e essere in stato al Gazi
o tenias un uvago de drumento e un uvago gai, no? Casa il giovane puro e tu vedi una cosa nuova. Non mi aspetta io tutto questo, questa gente che è da sta parte mia. Sono contento per questo che sono disfendi, questa gente che è da sta parte mia, appunto. Bene, io torno grazie a Gabrielli Elias Solinas, ha dimostrato che pur essendo gasi giovani, gasi pizzino, si può tenere coraggio, si può tenere, fare una testimonia di superare una battaglia che è importante in meta, tutto il suo popolo sardo, ma pure un'operazione culturale, sa, di fare dare in sardo, su campo fatto devo pure, come mi ha dato l'occasione, su via Ghere Meu, devo fare questionare con un giovane gasi in salimba nostra. E sa televisione nostra, gli schidese, quando potete, fa che programma sa meda su Resus Sardu. E fa che pure sa battalla che Gabriele Elias ha crefito giugere a sa attenzione dei suoi professori e pure dell'opinione pubblica, essendo gasi bravo. E dunque sa, naro a issu, naro a tutto il giovane, naro a chi non si sta baidende, delle aree pure un esempio di un vizzino gasi giovane, che lui stava coraggioso, lui stava bravo, ma non scadene per forza regione issu in su che il nende, ma este una dimostrazione di una possibilità di testimonianza culturale che te vi mostrene il suo coraggio tutto da fare. Dunque, torno grazie al Deo, grazie a Gabrielli Elias può essere bistato in noghe, torno grazie a Saboisi e noi agattiamo dopo la pubblicità può seguire a questionare però questa volta di un altro tema. Eccoci di nuovo in studio. L'ultima parte della nostra trasmissione la dedichiamo all'emergenza idrica che riguarda tutta la Sardegna, ma che riguarda in maniera particolare la Sardegna centro-orientale, la Baronia, dove tra l'altro, essendo in stagione estiva, convivono gli interessi o le preoccupazioni di due diversi settori produttivi, oltre che quello della cittadinanza in generale, cioè quello del comparto dell'agricoltura che vive naturalmente durante la stagione estiva un momento topico della sua programmazione e dall'altra il comparto turistico che ha su quella costa diverse realtà che ospitano migliaia di persone in questo periodo e che naturalmente hanno necessità dell'emergenza idrica. Per dirci cosa sta facendo la giunta regionale per affrontare l'emergenza e cosa farà eventualmente per trovare anche soluzioni strutturali, abbiamo collegato con noi l'assessore regionale dell'agricoltura Gianfranco Satta, che ringrazio. Buonasera assessore, sono subito da lei, però per inquadrare il tema vorrei sentire anche la voce dello Stato, che in questo caso è rappresentata dal prefetto di Nuoro Giancarlo Dionisi, che sta seguendo il coordinamento, diciamo così, dell'attività istituzionale, soprattutto per quel che riguarda le lamentele dei comuni. Lo ha sentito per noi Carlotta Lucato e chiedo alla regia di mettere in onda la prima parte dell'intervista. Siamo qua alla prefettura di Nuoro insieme al prefetto Giancarlo Dionisi per parlare appunto dell'emergenza idrica che sta colpendo un po' tutta la Sardegna, in particolare il nuorese. È stato fatto anche un punto sulla situazione il 14 maggio scorso assieme ai sindaci del territorio. Ecco, la situazione è particolarmente grave nell'ultimo periodo in Baronia. Quali sono le concause che hanno portato alla situazione attuale, prefetto? Sì, l'emergenza idrica è particolarmente allarmante in Baronia, in particolar modo nei territori dei comuni di San Teodoro, Budoni, Posada, Siniscola e Torpè. Che sia grave l'emergenza ce lo dicono i dati relativi soprattutto alla diga del Maccheronis e quindi al lago di Posada che dà acqua appunto alla Baronia e che ci indicano ad oggi la presenza di un terzo dell'acqua che potrebbe essere diciamo così riempita nel lago di Posada. Questo diciamo è determinato, questa emergenza idrica,
Sicuramente da varie concause. La prima è indubbiamente la siccità che ha colpito questi territori, siccità dovuta al cambiamento climatico, quindi all'aumento delle temperature che portano ad una modifica negativa ovviamente del ciclo dell'acqua, quindi il ricircolo dell'acqua dalla terra ai corsi idrici all'aria, quindi è una calamità indubbiamente naturale. Però tra le concause non sottacerei anche quelle umane. Qui parliamo sicuramente di una gestione idrica fallimentare, che è un dato per carità che riguarda un po' tutta Italia. La dispersione idrica, cioè la dispersione dell'acqua che si raccoglie, si attesta sul 40% in media nel resto d'Italia. Purtroppo in Sardegna supera abbondantemente il 50%, cioè più della metà dell'acqua viene dispersa, e questo è indubbiamente da ascrivere alle condotte particolarmente vetuste e anche ad una scarsa e poco attenta, poco adeguata manutenzione delle condotte esistenti. Ecco, abbiamo sentito quello che è il prefetto, che è insomma il referente istituzionale e che è anche quello che raccoglie un po' il raccordo, no, delle comunità locali. Assessore Sata, se vuole in questo primo intervento raccontare da quando l'emergenza è nata, quali sono i provvedimenti. Sappiamo che la Giunta regionale non solo ha aperto un tavolo, ha stanziato anche dei fondi, ne ha parlato nei giorni scorsi lei, ne ha parlato poi in queste ore il suo collega Piu. Dunque c'è un primo intervento a sostegno dell'emergenza, ma poi immagino comincino a esserci idee per una risoluzione che nei prossimi mesi dovrà essere strutturale, se no magari saremo punti a capo, no? Appena passata l'emergenza. Sì, intanto grazie dell'invito, direttore Moroni, e un saluto a tutti i telespettatori, tutti coloro che sono collegati anche attraverso i social. Mi dà l'opportunità, diciamo, di trasmettere, diciamo, sicurezza sia al comparto agricolo, ma mi sento anche in dovere di trasmettere quindi un messaggio di sicurezza anche alle nostre attività che gravitano sulle strutture turistico-ricettive, perché purtroppo questa stagione è credo una delle più siccitose degli ultimi 50 anni, non può certamente, diciamo, in qualche modo danneggiare l'immagine, diciamo, della Sardegna verso l'esterno. E questa è una prima considerazione, quindi, per il fatto che non ci può essere certamente una guerra tra il comparto turistico, quindi le imprese turistiche, e quelle delle imprese che gravitano invece sul nostro comparto primario. La parte orientale, quindi della Sardegna, in particolare il distretto di Posada, purtroppo ha una singolarità, nel senso che quelle condotte sono promiscue, nel senso che abbiamo condotte che servono abitazioni, quindi di civile abitazione, e servono le nostre aziende agricole. Dal 6 giugno abbiamo provveduto alla chiusura, quindi, delle condotte che servono, diciamo, le aziende agricole di quel territorio, circa 1500. Stiamo provvedendo attraverso le nostre agenzie a perimetrare, diciamo, tutta l'area interessata e rilevare naturalmente quelli che sono quindi i danni e il mancato reddito delle nostre aziende, per prevedere da subito diciamo aiuti diretti alle nostre aziende zootecniche. Inoltre, una delle situazioni su cui ci siamo subito attivati attraverso i consorzi di bonifica è garantire l'approvvigionamento idrico a quelle aziende, soprattutto quelle che hanno allevamenti zootecnici, per garantire naturalmente l'approvvigionamento idrico. Abbiamo autorizzato quindi i consorzi
per fare questo tipo, diciamo, di servizio urgente. Quindi la prima cosa, perimetrazione delle aree, la seconda, interventi di carattere, diciamo, d'urgenza per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico alle aziende, e l'altra azione che abbiamo subito messo in campo attraverso un disegno di legge che è all'attenzione della Presidente della Regione è quello di intervenire poi con aiuti, diciamo, di carattere finanziario, 4 milioni e mezzo per ristorare, diciamo, quelle aziende interessate, in particolare quelle della Sardegna centrale. Quindi, assessore, se posso, sì. le chiedo una cosa. Ho letto tra l'altro nel resoconto dell'ultima delibera di giunta che ci sono interventi che sono anche strutturali e degli interventi che sono invece per il periodo, e dunque mi pare che sia una novità. Dunque si concede, si separano anche le strade perché ci sia anche una possibilità di spesa effettiva, perché la storia ci dice che spesso i soldi vengono stanziati e poi chi li deve ricevere per questioni burocratiche, di lungaggini e di cose, non si riesce. Invece qui mi pare che il percorso, almeno sulla carta, è stato ben individuato, no? Anche con una tempistica che è immediata. Direttore, su questa, sulla questione, diciamo, su cui noi ci siamo dovuti cimentare in queste settimane, riguarda proprio i cambiamenti, diciamo, climatici, che non sono di oggi, quindi ce li portiamo dietro ormai da anni, quindi era un problema che doveva essere affrontato magari anche con progetti mirati a risolvere nel tempo il problema. In realtà qua ci troviamo in una situazione inedita, nel senso che abbiamo un bacino che non è interconnesso con altri e quindi noi dobbiamo intervenire da una parte con interventi di carattere emergenziale, e lo stiamo facendo, una parte lo sta facendo il mio collega dei lavori pubblici, quindi con autorizzazioni a trivellazioni di posti già esistenti, insomma, e che verranno riattivati, l'acquisto di un il noleggio di un dissalatore per quanto riguarda ad esempio Budoni. Quindi questi sono interventi di carattere emergenziale. È chiaro che qua bisogna lavorare per quello che è il futuro, cioè in questa situazione dobbiamo prevedere naturalmente sia interventi che vanno a incidere sulle perdite, perché non è accettabile che sia oltre il 50% sulle perdite condotte di quell'acqua che passa quindi, che viene purtroppo persa. In questa situazione non ci possiamo certamente permettere di perdere un solo goccio di acqua. Quindi questi sono interventi oggi di carattere emergenziale, ma per il prossimo futuro bisogna necessariamente mettere in campo progetti che diano la possibilità a quel bacino di essere, come dire, interconnesso con altri, e quindi essere autonomo, quindi avere un approvvigionamento idrico sufficiente per garantire sia a persone che animali, quindi alle nostre aziende, di non andare certamente in sofferenza, così come è capitato in questa stagione primaverile e estiva. La fermo un attimo, sentiamo l'ultima parte delle considerazioni del prefetto e poi sono da lei per le conclusioni tra noi. Prego. Quali possono essere le azioni, che cosa si potrebbe fare sia a breve termine per cercare di salvare, ma a brevissimo termine, per cercare di salvare perlomeno la stagione turistica che nelle condizioni attuali risentirebbe enormemente, e poi a lungo termine, a lungo raggio?
Beh, è chiaro che a emergenza si risponde con interventi altrettanto emergenziali, è questo che sta facendo il tavolo di crisi costituito dalla Presidente Todde e quindi gli interventi devono essere indirizzati a recuperare più acqua possibile, si sta cercando di riattivare i pozzi dismessi, di trivellare per creare nuovi pozzi, di andare nell'immediato a riparare le varie perdite che ci sono in questi territori, si sta pensando di meglio distribuire l'acqua della diga dell'Iscia, che è una diga che non ha problemi di capienza e quindi questo potrebbe garantire di affrancare Santodoro da questi problemi e quindi diciamo, destinare più acqua ai restanti comuni. Quindi indubbiamente questi interventi emergenziali vanno fatti e soprattutto si deve anche pensare all'ipotesi del dissalatore che ha diciamo così, pensato il sindaco di Budoni e che si sta progettando per la frazione di Otiolo. Dissalatore, se va bene come dovrebbe andare bene questo esperimento, sarebbe sicuramente una grossa conquista perché pensiamo che la Spagna, che è il paese che più usa i dissalatori, a Barcellona in particolar modo, il 30% del fabbisogno idrico del capoluogo catalano è gestito proprio dai dissalatori, quindi sarebbe sicuramente un grosso contributo. E qui andiamo quindi agli interventi poi a medio e lungo termine. È ovvio che a ottobre, una volta finita l'emergenza, un'emergenza dove si dovrà sicuramente dare preferenza, priorità all'idropotabile, quindi a salvare una stagione turistica che se compromessa sarebbe un danno grave anche per gli anni futuri. Bisognerà pensare, ripeto, da ottobre veramente a degli interventi infrastrutturali importanti e ritorno sul punto, cioè bisogna sicuramente rinnovare le condotte e soprattutto garantire un sistema di riparazione dei guasti immediato e adeguato, anche perché non bisogna poi sottacere e sottovalutare l'impatto che ha sul cittadino, il fatto che noi al cittadino stiamo chiedendo, come giusto che sia, un corretto utilizzo delle acque, perché l'acqua è un bene prezioso a prescindere, e il cittadino poi però si vede le perdite nel centro della città o nel centro del paese che non vengono riparate e ovviamente questo crea un malumore che può anche essere purtroppo anche un elemento di turbativa dell'ordine e sicurezza pubblica, come è già avvenuto a Siniscola, dove un cittadino ha pensato bene di sparare ad altezza uomo contro i tecnici del consorzio di bonifica che stavano facendo degli interventi sulle condotte. Eccoci di nuovo in studio per la chiusura con l'assessore Sata. Il prefetto ha introdotto, anzi ha confermato quello che lei già diceva, lì non c'è possibilità di interconnessione fra bacini pieni e bacini che sono in sofferenza, bisogna intervenire con misure emergenziali. Mi pare che la strada del dissalatore, e mi pare di capire che il progetto pilota parta da Budoni, ma possa essere poi allargato, no? Agli altri paesi, di quella dorsale, sia una delle misure su cui state puntando. Le faccio questa domanda e poi una seconda, per chiudere, Assessore. È chiaro che l'impegno di questo tavolo, lei ha detto, durante la stagione estiva è emergenziale, ma allora possiamo pensare che in autunno ci sarà invece il grande progetto di ammodernamento e di ristrutturazione della idrica sarda. Questo naturalmente passa anche da una governance forse nuova di Abbanoa e anche dell'ente gestore, no? Che controlla poi la struttura. Sì, parto da questa ultima sua considerazione per affermare che un'occasione l'abbiamo già persa, che sono i fondi del PNRR, su cui insomma, in passato, adesso non per fare una colpa a chi ha amministrato in passato, però quella era certamente un'opportunità perché andava in quella direzione della sostenibilità, insomma, del cercare di limitare il consumo, diciamo, dell'acqua. Oggi quell'opportunità purtroppo si è persa. Noi dobbiamo aprire un tavolo nazionale perché alcuni problemi che oggi stiamo affrontando noi come Regione Sardegna, ma
penso anche alla regione Sicilia, insomma, che ha problemi ancora probabilmente più accentuati rispetto a quel versante, rispetto alla Sardegna. Quindi è un tavolo che dovrà certamente coinvolgere quindi il governo nazionale. Perché sono interventi che necessitano risorse cospicue, quindi ingenti, su questo. La strada che abbiamo intrapreso oggi è quella di Salatore, ma deve essere, come dire, considerato un intervento di carattere emergenziale, quindi non può essere certamente la stabilità per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico di quelle aree. Quindi dobbiamo innanzitutto quindi progettare e trovare quindi risorse per risolvere quindi un problema che è sicuramente annoso e che ci portiamo dietro, insomma, ormai da troppo tempo. Grazie Assessore, grazie per la disponibilità. Io credo che poi ci sarà occasione per riparlarne quando appunto saremo un po' usciti dall'emergenza e inizieremo appunto questa fase della progettazione. Nel frattempo grazie e buon lavoro. Oltre che ringraziare lei, ringrazio anche gli altri ospiti di Renato Soru, Gianluca Mandas, Stefano Tunis, Gabrielli Elias, Solinas che hanno preso parte a questa trasmissione. Naturalmente, cari telespettatori e telespettatrici, il ringraziamento più grande va a voi. È stata una lunga stagione anche quest'anno. Siamo rimasti insieme con chi ha voluto per 10 mesi. Abbiamo raccontato le elezioni regionali, abbiamo raccontato le elezioni comunali dei grandi centri, abbiamo cercato di parlare di tutti i più grandi temi. Io credo che ci ritroveremo, se la rete vorrà, a settembre su questi spazi e su questa trasmissione. Il ringraziamento più grande va a voi che siete stati i nostri telespettatori e telespettatrici, ma va alla produzione, a tutto il personale che ha lavorato per la messa in onda e per la produzione di queste oltre 50 trasmissioni che abbiamo trasmesso nel corso della seconda stagione. A luglio l'impegno prosegue ancora con Zoom quotidiano all'interno del nostro telegiornale. Buona serata a tutti.